Stai ascoltando il podcast di Discorsi Fotografici. Dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia. Novità, interviste, recensioni, cultura fotografica. Discorsifotografici.it. Sta facendo un successo clamore per il discorso dell'ottica, che è un 35 mm fisso con un sensore dedicato. Praticamente abbiamo delle linee, delle curve MTF che sono praticamente piatte, proprio perché il sensore è ottimizzato e le micro lenti che compongono il sensore sono ottimizzate sulla lente. Poi in più c'è il discorso del mirino ibrido, la possibilità di guardare in maniera galileiana o in maniera elettronica. Quando è uscita lo scorso anno, noi eravamo a Milano, si rumoreggiava che essendo una ottica fissa, un 35 mm, hanno un po' storto l'occhio, in realtà invece ha avuto un successo clamoroso. Esatto, perché l'idea era quella di, siccome Fujifilm ha la possibilità di partire veramente da carta bianca e creare un progetto dal nulla, perché costruisce sensori, costruisce le lenti, costruisce l'elettronica, la meccanica, in questo caso l'idea era quella, partiamo da carta bianca, vogliamo una macchina il più compatta possibile con la qualità massima possibile, tanto è vero che questa macchina la stanno usando i professionisti per certi tipi di lavori fatti a 35 mm. È un discorso proprio particolare. Se noi avessimo cambiato la focale, intanto su una macchina del genere avremmo dovuto cambiare anche le dimensioni dell'immagine. Il compromesso è stato massima qualità con una focale più adatta, diciamo, allo street photography, perciò in condizioni magari dove il 35 mm è perfetto. Ben trovati a tutti e a tutte per questa nuova puntata speciale del Photo Digest di Discorsi Fotografici, puntata dedicata alla nuova X106. Quella che avete appena ascoltato è una clip tratta dal nostro podcast numero 7, Speciale Photoshow 2012, quando per la prima volta abbiamo intervistato Riccardo Scotti e conosciuto Fujifilm Italia. Bentornato Riccardo, dopo 12 anni eccoci di nuovo a parlare, come allora, di X100. Beh, intanto ti ringrazio per questa clip perché veramente mi hai riportato indietro di 12 anni. Oltre alla clip abbiamo anche deciso di recuperare un sottofondo musicale che ricorda molto quello dei nostri primi e ormai storici podcast, vero Silvio? Sì Federico, eravamo molto emozionati e desiderosi di entrare nel mondo della fotografia in maniera completamente nuova, proponendoci con un podcast che, se ci pensi, allora era un format del tutto sconosciuto. E poi, mi fa piacere ricordarlo, abbiamo cominciato con Discorsi Fotografici nel 2010, proprio quando Fujifilm, tra l'altro, annunciava la X100. Lasciami dire, una coincidenza fortunata. Esattamente Silvio. All'epoca poi si discuteva sui forum, i social erano ancora in fase embrionale, ma comunque niente che andasse oltre le macchine fotografiche. Se ti ricordi poi, la discussione era uno scontro tra tifoserie, due grandi marchi, uno giallo e nero, l'altro rosso e bianco, che si battevano sul campo dei bit, non ce n'era per nessun altro, apparentemente. In effetti due grandi brand. Però noi già parlavamo anche di altre realtà tecnologiche come Fujifilm. Pensate, nel 2011, dopo qualche mese dal nostro inizio, per raccogliere materiale da pubblicare nel podcast andammo a Milano per il Photoshow, una delle più belle fiere dedicate alla fotografia. C'erano tante fotocamere, obiettivi, monitor, stampanti, luci per set, accessori e chiaramente quell'anno la X100. In quell'occasione non siamo riusciti a fare un'intervista agli stand, troppa gente e forse anche noi eravamo troppo timidi ancora. Poi però l'anno successivo, nel 2012 per l'appunto, abbiamo conosciuto e parlato con te Riccardo. Non so se ti ricordi quel giorno. Mi ricordo quel giorno, mi ricordo perché poi questi eventi qui, quando abbiamo fatto tra i vari photoshow che erano anche in Italia, così chiaramente ho dei ricordi ben precisi in mente.
E a risentirmi è bellissimo, perché effettivamente tutte quelle cose che ho detto 12 anni fa le possiamo riportare oggi sul sesto modello di X100, ed è effettivamente bello vedere come l'azienda 12 anni fa aveva visto un prodotto che doveva avere delle caratteristiche che sono ancora oggi assolutamente richieste dal mercato. Infatti siamo veramente felici di X100 in tutte le sue, diciamo, versioni, e continua a crescere veramente la passione attorno a questo modello, che è veramente è un modello che quando ti prende il cuore proprio fotograficamente è un qualcosa che fai fatica poi a lasciare a casa, nel senso che quando ce l'hai la vuoi portare sempre con te. Allora Riccardo, la X100 è diventata in pochi anni un modello iconico di Fujifilm. Cerchiamo di scoprire perché la X100 piace, raccontando la sua storia e ricordando che è la prima fotocamera della serie X. Sì, assolutamente. Allora, se torniamo indietro in quegli anni, appunto, quando abbiamo fatto quell'intervista, forse la cosa più importante da ricordare era che Fujifilm arrivava dal mondo appunto delle compatte e delle bridge. In quel periodo la facevano ancora da padrone sicuramente le reflex, perciò il concetto di fotografia reflex, le mirrorless erano ancora viste un po' in maniera un po'... un po' di attenzione, la gente era timorosa in quel periodo, tant'è vero che quando poi abbiamo cominciato col sistema dopo, con la serie X, ottica intercambiabile, i primi tempi la gente, qualche pomodoro me lo sono preso, no? Nel senso che, come si dice, perché chiaramente il mondo della fotografia era solo reflex. Tornando alla serie X100, al prodotto X100, quel periodo avere la possibilità di partire da un foglio bianco per noi è stato importantissimo. Non dovevamo soddisfare esigenze di clientela che stava usando magari un parco ottico nostro, perché noi in quel momento arrivavamo appunto da bridge e da compatte. Quindi cosa si è voluto fare? Intanto mantenere il concetto di compattezza che era caro alle nostre macchine compatte, la famosa serie Finepix, no? Quindi quella portabilità, riportarla all'interno di un prodotto, ma chiaramente innalzando in maniera enorme la qualità dello scatto. E quindi il concetto qualitativo e di compattezza sicuramente come prima cosa. Però il discorso del mirino ibrido per me è stato forse il punto, il trait d'union, che ha potuto far sì che questo prodotto potesse entrare in un mercato dove ancora il mirino ottico era assolutamente una cosa a cui non si poteva fare a meno, perché i mirini elettronici non erano performanti come lo sono oggi, e quindi la X100 con questo mirino, posso dire che in un certo senso ha traghettato, ha aiutato a portare, no? Utenza che voleva affidarsi per forza di cosa un mirino ottico, ma perché no, ha voluto anche provare l'elettronico. Quindi sicuramente un aiuto in questo passaggio che è anche psicologico, perché comunque il modo di fotografare con un mirino ottico è diverso da un mirino elettronico, senza dubbio, automatismi magari anche mentali diversi, però era importante avere queste due possibilità. X100 lo ha fatto, ma lo sto facendo ancora oggi, perché poi in certe situazioni il mirino ottico può avere i suoi vantaggi, e quindi sicuramente un aspetto importantissimo proprio quello di poter unire questi due mondi. E poi questa macchina ha una magia che appunto riportavamo anche 12 anni fa in quel discorso, il fatto di puntare su una macchina ottica fissa con il vantaggio di dare un'estrema qualità al file, dovuto al fatto che, ed è bellissimo parlare di queste cose oggi dopo 12 anni, le microlenti che compongono il sensore, avendo un'ottica fissa, quindi che non si toglie, sono perfettamente calibrate e studiate per quell'ottica, a differenza di un'ottica intercambiabile che chiaramente deve passare da un grand'angolo a un teleobiettivo esasperato. Quindi e in quel caso le microlenti sul sensore devono essere, diciamo, una media che deve andare bene per tutto. Qui invece abbiamo microlenti dedicate solo ed esclusivamente a quel tipo di quell'ottica. E questo ti permette di ridurre le dimensioni, avere questo tipo di qualità in una macchina così compatta. E poi chiaramente il design, sicuramente un altro aspetto secondo me importantissimo. Io dico sempre che le macchine devono essere belle anche viste quando le appoggiamo alla scrivania la sera e torniamo a casa,
però devono avere un'operatività che ti appaghino. Io in questi anni X100 ho sentito tanti clienti che mi hanno detto: sono tornato a scattare, ho piacere di uscire a scattare, a fare foto, perché la macchina, oltre a essere leggera, me la porto sempre con me, ma è anche una macchina che ti dà proprio il piacere fisico nello scatto, la gestione dei tempi, dei diaframmi, degli ISO in maniera così analogica. Questo è un altro aspetto che ha reso la macchina così, con questo appeal così particolare. Prima di scoprire il nuovo modello, torniamo all'estate del 2023, quando improvvisamente per la X100V e poi la X100F incomincia a esserci una richiesta fortissima nel mercato dell'usato, tanto che il loro prezzo ha superato addirittura quello del nuovo. Cosa è successo? Perché è esplosa questa richiesta e quale reazione ha avuto Fujifilm di fronte a questo fenomeno? Allora, ti dico la verità, io me lo sarei aspettato anche prima, nel senso che questa crescita esponenziale sia avvenuta nell'ultimo periodo. Poi io credo che è una macchina che si racconta molto nel passaparola, cioè nell'utilizzo, nel farla vedere, nel incontrare persone che rimangono a volte sbalordite, no? Dalla dimensione della macchina e poi la qualità del file e tutto quello che abbiamo detto prima. I social chiaramente danno una spinta molte volte che diventa esponenziale. Quando hai una macchina che non è cambiata tanto nel tempo a livello di design, è un po' un'icona, no, ormai del mercato fotografico, ha una sua identità molto sviluppata, molto precisa, è chiaro che questa cosa qui prima o poi può dare origine a queste situazioni. Chiaramente Fujifilm in un certo periodo, parliamo dopo il Covid, ha avuto anche delle difficoltà nelle produzioni, perché c'è stato un periodo in cui i componentisti che non arrivavano, diciamo, in maniera normale, e come dici tu anche questa cosa qui nel mercato dell'usato ha avuto un'esplosione, dove chiaramente noi non c'entriamo nulla come Fujifilm, abbiamo visto appunto che la situazione effettivamente era esplosa. Noi stiamo cercando già adesso con l'ultima annata, che è appunto la X106, stiamo vedendo dei risultati incredibili, stiamo cercando chiaramente di stare dietro con la produzione a tutte le richieste. Non è semplice, perché veramente diventa difficile riuscire a stare dietro alla richiesta in questo momento. Ringraziamo chiaramente tutti i nostri clienti affezionati, anche quelli no, perché sa benissimo che molte volte sui marchi c'è un po' di religione, no? Ognuno c'ha la sua e non si è difficile, no? Entrare in merito ad ogni cosa. Questa è una macchina invece che secondo me si inserisce in maniera trasversale anche come secondo corpo per tutti coloro che magari hanno macchine fotografiche completamente diverse da una X100, quindi macchine con ottiche intercambiabili, qualsiasi cosa, però questa è la macchina che poi diventa una fedele compagna di viaggio da portarsi sempre in giro e portare sempre con sé. E forse questa trasversalità la rende veramente appetibile anche chi è di religione diversa, come possiamo dire così. Quindi il suo fascino, sicuramente la sua capacità di poter veramente andare su tantissime tipologie di clienti. Stiamo riscontrando anche che la fascia di età si sta abbassando notevolmente, quindi molti fotografi giovani, molto creativi, si stanno avvicinando a questo prodotto proprio perché è un qualcosa di un po' anche stiloso, ecco, un po' fuori dalle regole. Questa cosa qui sta piacendo molto. La X106 è appena arrivata e già è un successo. Quali sono le caratteristiche principali che contraddistinguono questo sesto modello? E sicuramente la X106 doveva e aveva la necessità di mettersi alla pari con tutto il nostro sistema, diciamo, serie X, quindi H2, T5, e quindi prende da loro il sensore e il processore. Ecco, il sensore è l'X-Trans CMOS 5, quindi stiamo parlando di 40 milioni di pixel, ma la cosa più importante secondo me è il processore che permette di avere una capacità di elaborazione
produzione notevolmente superiore al modello precedente, e questo comporta tutti i vantaggi che sono poi legati alla velocità: sicuramente messa a fuoco più reattiva, possibilità di avere riconoscimento oltre del volto, degli occhi, anche dei soggetti, e quindi avere una reattività sicuramente superiore. A livello qualitativo, 40 milioni di pixel, potere risolvente dell'ottica in grado di gestirla, e importante anche gli ISO nominali che partono da 125 ISO. Queste sono le cose principali. Poi a livello di otturatore elettronico possiamo arrivare fino a 180 millesimo di secondo, mentre prima eravamo 32 millesimo, e possibilità anche, mi rendo conto che questa è principalmente una macchina fotografica, ma abbiamo anche implementato dove si poteva anche la parte video, portando la macchina a 6,2K a 30p. Come mai non siamo andati oltre? Per una questione che la macchina ha il vantaggio di essere molto compatta, ma anche in questo caso avrebbe lo svantaggio che a 8K, comunque con video esasperati, ci troveremmo di fronte a temperature non corrette sul sensore. Quindi si è cercato di ottimizzare, di portare la macchina a un livello tale di non avere problemi di surriscaldamento. Dove è stato fatto un grande miglioramento? Per la prima volta abbiamo inserito lo stabilizzatore. Uno stabilizzatore che effettivamente ti permette di lavorare fino a 6 stop e lavora su 5 assi. Chiaramente a qualcuno servirà, a qualcuno non servirà, si può disattivare, ma il miracolo è stato quello di riuscire a mantenere un corpo compatto mantenendo la stessa batteria, perché forse qualcuno potrà criticare il concetto della batteria che poteva essere più grande, ma dimensionare una batteria più grande all'interno di questa macchina vuol dire snaturarla. Quindi si è mantenuta la stessa batteria per cercare di mantenere la stessa dimensione. Credo che stiamo parlando di circa 2 mm di differenza come spessore, quindi veramente pochissimo, e soltanto 50 grammi in più di peso, però con uno stabilizzatore. E a livello di consumo energetico siamo a livello del modello precedente. Perché? Perché il processore e il sensore consumano meno rispetto al modello precedente. Quindi sommando, diciamo, le cose, si ottiene bene o male lo stesso risultato, 20 o 30 scatti di differenza, ma non ci cambia la vita. Ecco. Devo dire uno step migliorativo molto importante, perché specialmente nella parte di messa a fuoco e nella stabilizzazione sicuramente. La X100 nasce come macchina fotografica pura, sembra strano dirlo perché ormai la tendenza è quella di fare prodotti ibridi, cioè che soddisfano anche le esigenze di chi fa video. Abituati ormai a grandi velocità di scrittura, la X106 forse guarda un po' al passato con il bus della memoria UHS-1 e la mancanza di un secondo slot di memoria. Perché ancora questa scelta? Sì, esatto, ci sono delle tematiche che viste dal pubblico dicono no, ma perché non viene inserito così? Ci sono invece poi delle tematiche legate poi alla parte tecnologica, e cercando di mantenere appunto quel dimensionamento della macchina, quel volume così ridotto, bisogna arrivare a un compromesso. Allora, chiaramente non è una macchina da fare raffiche esagerate, permette una messa a fuoco effettivamente molto efficace nella sua, però non è una macchina a fare raffiche esagerate, quindi il buffer si riempirà prima. Per questo non è stata inserita l'UHS2, proprio per un concetto di riscaldamento dei componenti. Quindi mi rendo conto che sotto l'aspetto video rimane, diciamo, un pochino più castrata rispetto a un H2, ecco, ma chiaramente chi si avvicina a questa macchina lo fa per la parte fotografica, e chiaramente avere comunque un 6,2K in 422 10-bit con la possibilità comunque di portarsi a casa dei video laddove c'è la necessità di farlo, uno perché non farlo? Ecco, sarebbe stato più, tra virgolette, complesso tagliare completamente questa parte quando invece ce l'avevamo praticamente già pronta, ecco. Quindi assolutamente macchina votata la parte fotografica, e visto che ci siamo, che il processore lo permette, si arriva fino a dove si può senza esasperare la parte di temperatura della macchina. Ecco, tra l'altro la X106 ha lo stesso sistema di messa a fuoco della XH2.
Esattamente, tutti gli algoritmi già presenti su H2, H2S, ma H2S poi ha una storia particolare perché è un sensore stacked, quindi ancora più veloce, ancora, però tutti gli algoritmi di XH2 sono stati inseriti anche in questa macchina. Altra cosa importante, sotto l'aspetto video, c'è la possibilità di avere il tracciamento volto anche sulla parte video, che prima non era fattibile. Quindi noi diciamo sì, è una macchina fotografica e tutto quello, però sotto l'aspetto video adesso ha anche la possibilità di tracciare il volto durante appunto le riprese video. Detto questo, l'idea nostra è quella di accontentare un po' tutti i tipi di utilizzatori che necessitano sicuramente versatilità. Ho notato che chi utilizza queste macchine ha piacevolezza nel gestire un JPEG senza doverlo post-produrre dopo per forza. E dietro a questa cosa, dietro a questo concetto, che forse è un'altra cosa che su questa macchina cade veramente a pennello, è il concetto di tutte le pellicole fotografiche, sono 20 simulazioni pellicole con la possibilità di caratterizzare poi con delle curve direttamente dalla fotocamera il proprio scatto e quindi avere quella creatività prima del click, non dopo, che anche qui divide molte volte i clienti in due gruppi, no? C'è quello che dice io faccio lo scatto, poi dopo in post-produzione mi gestisco tutto, e c'è chi invece dice io ho il piacere di arrivare al risultato finale pensando prima di scattare, quindi avere il risultato come lo voglio io nel momento in cui faccio click. Ecco, sono due modi diversi, non dico che quale è giusto, ognuno ha il suo modo di operare, però mi sto rendendo conto che è un'altra cosa molto apprezzata in questo tipo di fotocamere, dove magari c'è il desiderio di gestire prima del click la fotografia. C'è poi la novità, credo per la prima volta su una fotocamera della serie X, di poter salvare il proprio flusso di lavoro sulla piattaforma cloud frame.io. Sì, no, allora non è una novità perché è già presente su GFX 102 e su H2S col vertical grip. Questa è una importante novità perché appunto è una macchina che non necessita nessun tipo di vertical grip e che questa cosa avviene direttamente dalla macchina stessa. Quindi è la possibilità appunto di andare a registrare sul cloud. In questo caso tendenzialmente è un tipo di utilizzo che si fa quando abbiamo da visionare, da gestire dei file che siano contenuti fotografici o video all'interno di un gruppo di lavoro, dove poi all'interno di Frame.io uno può mettere, commentare e lavorare già i file. Una cosa mi sono dimenticato di dire, che molte volte passa sotto traccia, ma un'altra cosa che secondo me è bellissima di questa macchina, e sai che io sono un amante del motociclismo, quindi vado in giro più leggero possibile, filtro ND interno nell'ottica. Questa è un'altra cosa, arriva a 4 stop adesso ed è una comodità perché effettivamente ti permette di giocare anche con i filtri ND senza portarsi dietro aggiuntivi, ed è un modo sempre molto efficace, versatile, di portarsi una macchina, permette di fare queste cose tenendo la macchina veramente nella borsa, nel marsupio o in una tasca un po' grande di un giubbino, ecco. Accolta con grande entusiasmo è la pellicola molto attesa Reala Ace. Però durante il summit di settembre 2023 ci era sembrato di capire che fosse difficile da implementare su una fotocamera della serie X. Sì, era molto attesa perché l'avevo lanciata e presentata sulla GFX 102. Secondo me poi lì è nato forse un disguido, non so se di traduzione, perché non è che era impossibile farlo su una serie X, è che serie X molto probabilmente ha una demosaicizzazione, una gestione del sensore con X-Trans che è leggermente diversa, quindi la scrittura, diciamo, di questo programma per la gestione della simulazione pellicola era leggermente diverso, ecco. Quindi comunque sì, è stato fatto, chiaramente il concetto era proprio di inserirlo anche in questa macchina da subito. Altra novità della X106 è la possibilità di fare una teleconversione direttamente in camera, quindi di passare a 50 mm o a 70 mm. Esatto, avendo 40 milioni di pixel diventa carino anche poter sfruttare tutti questi pixel nel caso in cui dovessimo avere la necessità di croppare, tra virgolette, l'immagine, e guardando già quindi il risultato direttamente dal mirino elettronico con la cornice nel mirino ottico, avere la possibilità effettivamente di ridurre
i pixel, ma ad avere una fotografia che è equivalente appunto al 50 o 70 mm. In sostanza dovremmo avere, quando lavoriamo chiaramente alla risoluzione normale, cioè con il 35 mm equivalente, abbiamo 40 milioni di pixel. Se lavoriamo a 50 mm dovremmo essere attorno ai 20 milioni di pixel, e se lavoriamo a 70 mm attorno ai 10 milioni di pixel. Questa è un po' la scala dei valori. E quindi chiaramente laddove è necessario, dove abbiamo bisogno, magari per vogliamo fare un taglio particolare, lo possiamo fare sempre legato a quel concetto che dicevo, vedere come sarà lo scatto ancora prima di fare click, ecco. Quindi è un vantaggio che si vuole dare nel momento in cui si vuole scattare con sfruttando un'ottica fissa, ma magari abbiamo necessità di andare oltre. Per caso la macchina genera un RAW già ritagliato quando si sfrutta la teleconversione in camera? Allora, tu puoi scattare in RAW in JPEG e il JPEG ce l'hai già tagliato. Se scatti in RAW con il, diciamo, 70 mm, puoi fare dalla macchina la conversione diretta interna del RAW, trasformandolo in JPEG già tagliato con il taglio, diciamo, 70 mm per esempio. Fujifilm con la X100 ha optato da sempre per il 35 mm, però propone anche due lenti di conversione, la wide 28 mm e la tele 50 mm, che mantengono entrambe l'apertura massima f2. Innanzitutto c'è un decadimento qualitativo con queste due lenti, soprattutto con questo sensore da 40 megapixel, e quali sono i vantaggi di questa soluzione? Sì, allora, per quanto riguarda la perdita degrado qualitativo, chiaramente come qualsiasi cosa che si aggiunge, un minimo degrado si ha sempre. Non posso dire che è la stessa cosa, perché direi una bugia. Bisogna capire quanto è il degrado. È un degrado veramente minimo, però presente specialmente nelle zone magari più periferiche. Il nostro concetto è che questa macchina con il 35 mm va a coprire le esigenze più classiche, e il 35 mm permette anche, a livello di dimensionamento della macchina, di riuscire a ottenere il dimensionamento più compatto possibile. Se si va sotto, se si va oltre, c'era qualche millimetro in più sul corpo. Questa cosa vuol dire che se si hanno necessità particolari, però chiaramente, come posso dire, situazioni dove tu per necessità vuoi effettivamente un po' più grandangolo, un po' più di tele, c'è questa possibilità aggiuntiva. Con tutta onestà ti dico, l'utenza tendenzialmente parte dalla macchina e poi dopo valuta se ha necessità, però non è la necessità quotidiana, perché sennò è la macchina sbagliata. Cioè, il concetto è che questa macchina deve essere sempre con te per la sua dimensione così compatta e tutto quello che abbiamo detto prima. Poi, per necessità varie, eventuali situazioni particolari, chiaramente ti dà questa opzione in più. La nostra filosofia è quella che questa macchina in questi 12 anni è rimasta fedele alla sua filosofia iniziale, ed è anche il fascino e la bellezza di questa macchina. Quindi i due aggiuntivi assolutamente possono servire, non verranno utilizzati nel quotidiano, perché sennò veramente stiamo parlando di un acquisto non corretto, perché la macchina nasce per la sua bellezza, per il suo 35 mm e per la sua dimensione così compatta. E quindi ti dico, sono due soluzioni valide con un minimo di perdita, chiaramente questo è normalissimo. A qualsiasi cosa che si aggiunge a un'ottica, a un percorso di luce, è un minimo di perdita c'è. Quale pubblico vuole conquistare Fujifilm con la X106, oltre agli affezionati? Allora, gli affezionati è molto semplice, perché sono affezionati, no? Quindi chiaramente magari conoscono il prodotto, quindi lo amano, vivono nel quotidiano la macchina. Sicuramente, come ti dicevo, il fascino di un prodotto che può essere anche un secondo corpo per tante persone che arrivano da altri brand. È rivolta a tutti coloro che vogliono la massima qualità possibile in un corpo compatto, ma con la piacevolezza di scattare in maniera analogica. Quindi è veramente riportato tutto a ghiere, tempi ISO, diaframmi, e con questo mirino ibrido che ti permette di lavorare sia in maniera ottica che in maniera elettronica.
vedo molta appunto trasversalità su clienti che possono utilizzare questa macchina anche come secondo corpo, per usarlo tutti i giorni, perché molte volte siamo appassionati di fotografia ma non possiamo andare tutti i giorni in giro con macchine grosse, con ottiche, con 3-4 ottiche, via dicendo. Quello è uno scatto più demandato al concetto esco e perché devo, cioè mi porto dietro il materiale perché devo scattare delle foto e so che la userò. Questa è una macchina invece da tenersi addosso e magari quella giornata non trovo niente da scattare o non succede niente di interessante, quindi non scatto, però ce l'ho con me e se succede sono pronto, ecco. E chi ha piacere di scattare molte volte, se non ha la macchina con sé, non scatta, quindi è veramente un peccato, ecco. Invece l'hai sempre con noi.